e sono tornata con un nuovo video e questo sarà il video che fa parte della mia rubrica Diario di una gravidanza. Avrei voluto sinceramente riuscire a registrare più video di questa rubrica, ma comincio ad essere sempre più difficile fare tutto. Mancano 54 giorni alla nascita, anche se credo che nascerà prima, non lo so, è una sensazione mia, forse per il discorso che sono nata anch'io prematura, forse per il fatto che all'ultima vista mi hanno detto che si è già girato ed è già in posizione, ho avuto delle contrazioni, però per il momento va tutto bene e quindi vedremo ragazzi. In linea di massima mancano 54 giorni, oggi sono nella 32esima settimana più 2. E niente, in questo video vi farò un attimino vedere le cose che ho preparato per la valigia dell'ospedale, vi farò vedere un po' di cosine che sono arrivate, vi farò vedere la cesta di Alessandro, sarà un video abbastanza sostanzioso. Come allora ragazze, nulla, vi dicevo, ho fatto la visita, mi hanno detto che si è già girato e ho avuto delle piccole contrazioni, quindi mi si è già accorciato il collo dell'utero e quindi devo stare un attimino attenta, non devo strafare, anche perché effettivamente non riesco più a fare le cose, neanche quelle basilari, tipo ieri mattina ho detto devo pulire un attimo la cucina, mi sono messa a pulire mobili qua e là, cioè una cucina ci ho messo tipo 2 ore e alla fine ero stremata. Poi sono 2 giorni che ho un prurito assurdo dappertutto e boh, non so, spero non siano le vitamine che prendo, perché sapete poi che vi dicevo nel video, mi preparo con voi del Probenat che mi aveva dato problemi, alla fine me l'hanno sospeso e avendo visto le analisi ho una carenza assurda di ferro, adesso prendo queste, che sono appunto pastiglie di ferro, ne devo prendere 3 al giorno e qui la dose consigliata giornaliera è di 1, per intenderci, quindi io ne devo assumere 3 al giorno di queste pastiglie e poi vabbè le solite vitamine, che tra l'altro oggi devo ancora prendere, quindi mi devo ricordare di sta cosa. Ecco, niente, tutto bene ragazze, un po' di comincia a essere sempre più difficile anche respirare, perché viva Dio il bimbo sta crescendo e quindi lo spazio che anche lui poverino è sempre meno, insomma dai, si va avanti, ha cominciato a muoversi un pochino meno. Infatti per chi di voi mi segue anche su Instagram, oggi ho postato un po' di foto, video della pancia e dove tentavo di farlo muovere, invece si muove solo quando sa di non essere filmato o fotografato sto bimbo. E niente, se volete qui sotto trovate il link alla mia pagina di Instagram. Allora, cosa vi dico? Allora, comincio col farvi vedere una cosa bellissima che mi hanno dato in un negozio, e tra l'altro poi una ragazza mi ha detto anche che ci si può iscrivere al sito e alle future mamme viene inviato questo cofanetto a casa, credo. Io vi faccio vedere quello che mi hanno dato in negozio, che è appunto questo cofanetto e si chiama Primi Incontri. Basta andare in questo sito qua ragazze, www.publibaby.it, e trovate il forum da compilare e ve lo spediscono direttamente a casa. Ora vi faccio vedere un attimino che cosa c'è dentro. Allora, tanto lo apriamo e troviamo un sacco di cose. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questo libro. Si chiama Primi Incontri ed è un libro veramente tanto tanto interessante, infatti me lo sono già letto tutto quanto e qui si parla veramente di tutto, cioè l'allattamento, la salute, lo sviluppo, l'alimentazione, consigli pratici, poi ci sono delle rubriche. È un libro veramente veramente carinissimo, ad esempio c'è scritto aiuto piange, scopri cosa vuol dire, e poi a tu per tu con il bebè, tutti i dubbi, le risposte, vaccinazioni, che è ho saputo le cose che
che appunto non ignoravo, l'allattamento, come iniziare serene. E quindi c'è questo libricino molto 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 carino. Poi dentro diviso tutto in bustine, guardate quanto sono carine. Allora, trovate questa bustina della Chicco con dentro, allora dentro troviamo dei, aspettate che zoom, allora dentro troviamo un campioncino, un paio di campioncini di coppette assorbi latte, che sono appunto queste, e un ciuccino per il tatino, vedete qua, 0 mesi, quindi da utilizzare subito. Allora, qui appunto trovate il ciuccino. Io sono andata, sto finendo appunto il corso preparto, e sinceramente al corso hanno sconsigliato l'utilizzo di ciucci e biberon, se possibile almeno per tutto il primo mese di vita del bambino, per un discorso che poi ci sono dei bambini che disimparano subito la suzione perfetta e quindi poi non si attaccano più al seno, quindi non spero di non usarlo, insomma non ho intenzione di utilizzarlo, però qui c'è anche il ciuccetto. E poi guida all'uso del succhietto, appunto. E questa era la prima bustina. Poi troviamo un'altra bustina, questa è della Narinel, e dentro troviamo cinque flaconcini di soluzione fisiologica per il nasino, con ovviamente il loro libricino. Addirittura troviamo una bustina della Napisa con dentro un campioncino di detersivo da utilizzare appunto in lavatrice. E ecco, questo devo ancora farlo, registrandovi sul sito Napisa, inserendo il codice appunto che c'è qui nel tagliandino, riceverai subito un regalo, e quindi è una cosa che dobbiamo fare. Auguri mamma, e un altro appunto coupon del Napisa. In questo momento Alessandro sta scalciando, però se ve lo faccio vedere smette, quindi resto lì. Poi troviamo la bustina di Pampers Progressi con dentro, troviamo un pannolino qui dai 3-6 kg, ecco qua, e le salviettine sono 12, hanno un profumo pazzesco, ecco. Qui c'è un buono sconto da 1 euro, e tutto il libricino con i vari pannolozzi che ci sono. E guardate che carino, anche se non si vede bene, c'è l'adesivo da attaccare nella macchina con scritto bimbo a bordo con gli orsetti. E questa era la bustina di Pampers. E ultima, questa bustina piccolina di Mustela, che a quanto ho capito è una marca molto valida per i bambini, con ovviamente i loro due soliti cuponcini e un campioncino per prevenire gli arrossamenti del pannolino. Ecco, niente ragazze, mi raccomando, se siete anche voi in attesa iscrivetevi al sito, e questa bustina dovrebbe arrivarvi direttamente a casa. Mia mamma mi diceva che una volta questo tipo di bustine qui ve le davano in ospedale quando fatto arrivate, io sinceramente non lo so, però questo è quanto. Vi lascerò comunque magari su qui sotto il link al ragazzo. Vi volevo fare vedere una cosa carinissima che ho scoperto in giro per negozi, ed è un giocattolino che abbiamo preso da Alessandro appunto, ed è questo. Noi gli abbiamo preso
Questo che è l'io, saluta l'io, ciao ragazze! Ed è appunto questo peluscino che va praticamente cosa fa? Assorbe gli odori, il nostro profumo, l'odore mio di Manuel, e poi servirà al bambino quando sarà nella culla per tenerlo tranquillo, per avere la sensazione di avere i genitori a fianco. Allora, come funziona? Non so. Praticamente lui assorbe gli odori e li trattiene. In più è 100% antibatterico. Scusa, ho preso il tagliandino per farvi vedere. È la prima linea di peluche in tessuto antibatterico naturale e gli unici che sono sempre igienici al 100%. La cosa bella inoltre di questo leoncino è che questo qui in particolare lo accompagnerà dal primo giorno di vita fino all'anno compiuto. E poi c'è la possibilità, se guardate qui nel tagliandino, di comprare quelli più grandi. Praticamente c'è sto leoncino o gli altri animaletti che ci sono, che cresce assieme al vostro bambino, ed è una cosa veramente veramente carinissima, perché mi ricordo che quando ero piccola avevo Michelle, che era il mio bambino, e guai che me lo toccava. Praticamente sono quattro peluche: c'è l'io il leone, Nilo il coniglio, Mia la scimmia e Teo l'ippopotamo. Comunque basta che digitiate www.dudini, che tra l'altro l'indira noi la chiamiamo Duda, www.dudini.com, e andate a vedervi questo prodottino qua carinissimo. Ora ragazze, cosa faccio? Vi faccio vedere un attimino tutte le cose che sono arrivate. Stiamo allestendo la camera, ho preparato qui nel divano tutte le cose che mi serviranno per l'ospedale, anche se mi manca ancora qualche cosa, e sono in attesa appunto che il papà di Manuel mi presti la valigia, però la deve portare giù da non so dove. E niente, quindi vi faccio vedere le cose che ho preparato per la valigia dell'ospedale. Che tra l'altro una di voi mi ha anche richiesto il video, quindi ne approfitto in questa occasione. Vi faccio vedere la cesta, vi faccio vedere il fasciatoio, un regalo di mia mamma, e un po' di vestitini che sono arrivati, e quindi ora tolgo la telecamera e vi faccio vedere.